esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, passo laterale più calcio posteriore. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno, le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Prossimo esercizio, squat più calcio posteriore. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non spostare il peso del corpo sulle punte. Per massimizzare l'efficacia dell'esercizio, la spinta deve essere concentrata sui talloni. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, jump, jump squat. Via! Se non ce la fai, non saltare lateralmente e quando risali dopo lo squat, solleva leggermente un piede da terra. Fai attenzione a non superare con le ginocchia la punta dei piedi, così eviterai eventuali problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante i salti, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non ruotare le gambe verso l'esterno o l'interno. Le ginocchia devono essere in asse con le punte dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, jump squat. Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat a parete ad una gamba. Via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi a terra. Non spostare il peso del corpo sulla punta. Per massimizzare l'efficacia dell'esercizio, la spinta deve essere concentrata sul tallone. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare la gamba piegata verso l'interno o l'esterno. Il ginocchio deve essere in asse con il piede. Il ginocchio della gamba piegata non deve superare la punta del piede. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, jump squat avanti più jump squat dietro. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare le punte di piedi con le ginocchia quando scendi.
Non ruotare mai le ginocchia verso l'interno o verso l'esterno per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena, per riuscirci tieni gli addominali ben contratti. Quando salti, fai attenzione ad atterrare sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, frog squat pulsato. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio durante la discesa. Esegui movimenti lenti e controllati per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni gli addominali ben contratti. Non piegare il collo in avanti. Aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, stacco ad una gamba. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non piegare eccessivamente il busto in avanti per non perdere l'equilibrio. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non poggiare il piede a terra nella fase di discesa per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Fai attenzione a non piegare la gamba sollevata. Tienila sempre in linea con la schiena. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, slanci posteriori posizione a triangolo. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci mentre sei carponi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Non piegare o sollevare la testa, tienila sempre in linea con il busto. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando raggiungi il limite. Non piegare la gamba, tienila sempre ben distesa. Esegui l'esercizio lentamente per massimizzare l'efficacia. Prossimo esercizio, slanci posteriori pulsati, posizione triangolo. Via!
Se non ce la fai, esegui gli slanci senza pulsazioni, effettuando movimenti fluidi ed ampi. Tieni sempre il gluteo ben contratto in modo da evitare problemi alla schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali più slanci posteriori carponi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Non portare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Per aiutarti, fissa un punto sul pavimento. Prossimo esercizio. Pulsazioni gamba distesa. Via! Se non ce la fai, invece di molleggi, solleva ed abbassa la gamba in modo fluido, effettuando un movimento più ampio. Non forzare la spinta, fermati quando sei al limite. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Non sollevare la testa. Il collo deve essere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.
prossimo esercizio. Glutei in contrazione più piegamento gambe. Uno, via. Non sollevare la testa, tienila sempre in linea con il busto. Per riuscirci, fissa il pavimento. Non piegare i piedi a martello, mantienili sempre ben distesi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, sollevamento del bacino. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, sollevamento del bacino pulsato. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui dei sollevamenti semplici. Non inarcare eccessivamente la schiena. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio.
mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Tieni i piedi sempre ben saldi al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio, stretching glutei. Via. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching abduttori. Via. Non sollevare le spalle dal pavimento durante la rotazione. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la rotazione, fermati quando senti di aver raggiunto il limite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching glutei. Via. Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.